economico, finanziario e artistico. Anzi, per lui l'economia è, come ho detto ieri sera, un'arte. C'è un capitolo del libro di D'Alfonso che si intitola Liberismo, malattia senile del comunismo. Mi sembra un bel titolo. Non soltanto perché suona bene, ma anche perché coglie effettivamente, a mio avviso, nel segno una trasformazione storica e politico-antropologica, sociologica, che è rilevante. E cioè, come spiega bene D'Alfonso, poi articolando nel testo il senso del titolo, soltanto al termine, no, di una parabola storica che è stata una parabola storica e anche ideologica, l'attuale PD, per dirla subito nel suo significato proprio, praticamente gareggia, prima rendendosi, diciamo, prono alla quella che lui, l'autore, chiama la burocrazia di Stato, e poi facendosi mentore e collaborazionista attivo, nella conclamazione, nella, diciamo, consacrazione del diritto privato sul diritto pubblico, diciamo così,